Recenziani, bentornati su Recenzo per questa nuova puntata. Quest'oggi parleremo di Django e Boba Fett e lo faremo in due puntate. Iniziamo! Il fumetto di cui parliamo oggi, come ho detto, è Legami di Sangue, che troviamo nei volumi dal 6 all'8 di Star Wars, il filone, la serie di fumetti che da canon è diventato Legend. Sono usciti tra il mese di marzo del 2013 al mese di maggio del 2013, sempre per la Panini, e hanno un costo di 3,50 euro a volume. Come al solito, l'adattamento alla versione italiana è dovuta a Marco Ricompensa, con le traduzioni di Luigi Mutti e il lettering a cura di Alessandro Benedetti. La storia, come ho detto, si divide in quattro volumi. Nel primo volume troviamo l'inizio della storia, che è ambientata ben 19 anni prima della battaglia di Yavin. Il tutto inizia con un flashback nel quale Django Fett si trova accerchiato da alcuni nemici. Il flashback lo riporta indietro nel tempo e lo scopriamo alle prese con l'addestramento del figlio, tra virgolette figlio, Boba. Dopo la giornata di duro addestramento vengono contattati da un personaggio che mi ha fatto molto piacere rivedere, che altri non è che il Conte Dooku, questa volta disegnato, e mi ha fatto maggior piacere proprio per questo, somigliando all'attore Christopher Lee, al compianto Christopher Lee. La missione del Conte Dooku è quella di uccidere ovviamente un uomo. Django Fett ovviamente non ha la minima idea di chi sia quest'uomo, però il suo compito è semplice: lo deve uccidere. Non conoscendo i motivi di tale ordine e neanche il viso della persona da uccidere, poiché nascosta dietro a un casco, proprio come fa Django Fett, il nostro cacciatore di taglie va incontro all'ignoto. Nel secondo volume, nella seconda parte della storia, che troviamo nel volume numero 7, una serie di eventi porta Django Fett a compiere delle azioni che io non mi sarei mai aspettato da parte di questo personaggio. Come ho detto, a me non piace molto la famiglia Fett, o proprio i due personaggi, Django e Boba, però proprio per questo, per come sono stati caratterizzati, per come li conosco dai film, non mi sarei mai aspettato quello che avviene in questo volume. Dopotutto lui è un cacciatore di taglie, si vende al miglior offerente e quindi è difficile capire e carpire il suo pensiero. Alla fine di questo volume la storia si riallaccia a quella che è la filmografia, quindi nel momento in cui viene ucciso e c'è il passaggio di eredità da Django a Boba. Nelle scene bellissime qui riprese, anche se mi aspettavo in maniera diversa, più incisiva, ma comunque funzionale ed evocativa, alla scena, in riferimento alla scena che vediamo nel film, quella che vedrete ora in sovraimpressione, con Boba che poggia la testa sul casco del padre ormai morto. Tale eredità passa quindi sulle spalle di questo bambino, di Boba, che incuriosito da una taglia che gli viene affidata poi quando cresce, lo fa avvicinare a un altro personaggio cardine in questa storia, chiamato Connor Freeman, personaggio legato, possiamo dire, in maniera indissolubile con il padre di Boba. Nel terzo volume, braccato da una compagnia di sedicenti cacciatori di taglie, Boba si ritrova a dover fuggire con la sua taglia recuperata, quindi con Connor. Tutto il capitolo quindi si incentra sulla fuga di Boba e di Connor e da questo cacciatore di taglie Bosk. Tutta la storia quindi è una tensione tra questi scontri e questa fuga, fino all'epilogo del capitolo, che sembra terminare con la fine di Boba. Però noi conosciamo il film, per cui sappiamo che in realtà Boba non muore, anche perché c'è un altro volume, quindi un po' difficile che ciò avvenga. Però il volume termina con questa, con questo punto interrogativo. Nel quarto e ultimo volume, invece, Boba raccoglie Connor, che lo pensava morto e quindi si pensava in salvo,
ma si ritrova di nuovo braccato da Boba Fett, e Boba scopre finalmente la verità che c'è dietro il volto e la persona di Connor. Così quindi si ritorna alla prima tavola del primo capitolo, che in pratica viene ripresa perché finisce il flashback e si arriva al presente, al momento della svolta di questa storia. C'è quindi un ultimo confronto prima della catarsi finale di questa vicenda e alla maturazione di una scelta tra Boba e Connor. Come vi stavo dicendo, pur non piacendomi molto la famiglia Fett, i personaggi Fett, sono rimasto sorpreso dalla caratterizzazione che hanno avuto in questi capitoli. Il disegno è quello di Chris Scalf, che noi abbiamo imparato a conoscere già nei volumi precedenti, e questa volta hanno uno stile pittorico che è molto apprezzabile. L'unica pecca che ho riscontrato è la scelta della carta, che purtroppo sto vedendo viene usata in quasi tutti i volumi di questa serie, è lucida in alcuni capitoli, liscia, in altri invece molto satinata, molto ruvida al tatto, e in entrambi i casi, proprio perché lucida, riflette in maniera dannosa la luce, che sia artificiale come una torcia, perché io ad esempio sto leggendo anche di notte, leggo anche di notte, per cui la luce della torcia annulla, perché riflette sulla carta e annulla il testo o stesso proprio il disegno, e anche con la luce solare diretta si perde molto, ed è una cosa molto negativa perché i disegni meritano veramente molto, meritano molto perché hanno una plasticità dei corpi e i dettagli di alcune navicelle come lo Slave sono davvero imperdibili e hanno una capacità di dettaglio fenomenale. Nota assolutamente positiva sono anche i visi e la resa delle espressioni. Lo studio che viene fatto sui vari personaggi e nel modo in cui vengono caratterizzati è una cosa che mi è piaciuta molto. Grandiose sono poi le scene riprese nello spazio. Vorrei parlare delle copertine, però purtroppo non tutte le copertine, queste sono quelle del volume, non tutte le copertine della storia sono poste prima dell'inizio della storia stessa, per cui è inutile che ne parliamo. La storia è di Tom Taylor. Come ho detto, non mi piace molto la famiglia e i personaggi Fett. Li trovo piatti, poco appetibili, soprattutto per il modo nel quale vengono trattati nella filmografia, ed è quindi forse un bene che ci troviamo all'interno di questa, possiamo definirla, narrativa, che ci aiuta a scoprirli in maniera diversa. Forse poco in linea con i preconcetti che mi sono fatto io, sono rimasto piacevolmente sorpreso di alcune decisioni che vengono prese da questi stessi personaggi, e stesso vale anche per i personaggi che gli fanno da corollario in questa storia. In definitiva è una storia molto avvincente che scorre rapidamente, una trama dall'intreccio molto interessante e che lascia lo spazio aperto a quella che è la storia successiva, che poi vedremo intitolata Boba Fett è morto. E a voi è piaciuta la storia che c'è dietro le avventure tra Jango e Boba Fett? Qual è la scelta che più vi è piaciuta in questa storia? Fammelo sapere con un commento qui sotto usando l'hashtag re-censorisponde. Grazie per essere arrivati fino a qui nella visione del video, e se il video ti è piaciuto metti un bel mi piace qui sotto. Io vi ricordo che sono su Facebook, Twitter e Google+. Mi trovate anche su Telegram, Periscope e Instagram. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere nessuna delle novità sulla programmazione. Noi ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata, sempre qui, sempre su Recenso. Pronti a sfogliare nuove storie e a volare nel mondo della fantasia. Ciao!